fu un amico lì, mi batte sulla spalla e mi fece: ma che fai, Sandro? Ma che ti piglia? O lo vedi la civetta? È prima di tre colonnini. La Popa, perché io metto sempre l'80% che l'85% la fortuna. Pila a cavallo ci tocca la Popa. Noi si sa che era il cavallo vincitore, dice sicuro, perché andava, quanto voleva, girava, quanto voleva. Però cosa succede? La mattina, verso quasi luna, il barbaresco, che era Fagiolini, arriva nel castellare, piange: che c'è, che c'è? Il cavallo non cammina. Ma come non cammina? Viene il veterinario, l'una e mezzo, insomma, è il veterinario, lo guarda, lo visita, lo tocca e dice: c'è un soffosso, andate subito in farmacia, fate degli impacchi, via, di corsa alla farmacia, si fa gli impacchi, si arriva alle 3. E soppia, è un camminato. Madonna di che si inventa, non si inventa, chiamiamo un altro veterinario. Allora a me mi venne un'idea, perché chi si intendeva davvero di cavalli era Pippo. Allora io giù Ponte Branda di Orsa, o Pippo succede, ma che calmo, sta calmo, mi faceva lui. No, io non ci capisco niente, Dio fa altre Dio, non si sa che se si ghiotti, sta calmo. Disse lui: ora ho capito tutto, ora bisogna fare una cosa. Te vai di corsa nel castellare, manda via tutta la gente che c'è, tra poino vengo io. Dopo un poco arriva lui, c'era una boccina, gli dice: tieni, allora, o primo vieni qua, tieni il cavallo, gli va di dietro, gli schizza il liquido della boccina nel ginocchio, intorno alla gamba, e questo cavallo fece certi salti, io gli arrivo al tetto delle case da salti che fece. Poi dice: fatelo girare nel castellare. Cominciò a girare e il cavallo camminava bene. E il cavallo girava, camminava, dice: ora, mi dice a me, ora se cavallesi bisogna su faccia un'altra cosa però importante. Te devi mandare questa boccina, devi portare questa boccina dentro l'entrone e nessuno se ne accorga. E io trovo il verso di portarla e dice: mi mette a pensiero portare la boccina nell'entrone. Quando c'hanno pochino che montano a cavallo, te vai vicino al fagiolo, te la levi dalla tasca della messa e la passi a lui. Ci pensa lui poi a schizzarglicela. L'Argilli dice: come sempre, Sandro, ma io, dice, non voglio sapere neanche niente, dice, dei partiti, non me ne importa di sapere niente. Io, dice, c'è una cosa sola nel capo, e quella purtroppo è seria. Come fo con questo cavallo, dice, a forzare, e se a San Martino, dice, entra in discesa
è strana. Te lo sa, anche me, conosci la mia moglie, i miei figlioli, però si orreste subito. C'è un sistema. Te discesci dall'entrone, hai visto, vai sempre su a San Martino, alla salita ti fermi un pochino e aspetti che io abbia fatto quasi il casato. Io scendo col cavallo il casato e lo muovo il cavallo in discesa. Se col nervo ti fa così, vuol dire è vittoria. Se è un ti muovo niente, io un forzo, perché io ammazzo, mi ammazzo. Ottimo, ha ragione, c'è niente a fare, perché gli dicevi. Se arriva lì, fa il pezzo del casato, non fa nessun segnale. E fin tanto non si mosse, io rimasi sempre a guardare lui. Io dico, non me la fece addosso, ma ci manco poco. Rifà lo stesso verso, il cavallo, e fa. Con l'erbo. Madonna di Dio, ragazzi. Via io, sembravo matto, dice. Ci va la mossa, noi non si era fatto partito la selva. E se siamo accanto al canapè, dice l'argilli, che li dà il mercantino. Io lo chiamai, o primo vieni qua. Se c'è la selva accanto al canapè, dai, io anche la selva convince come noi, là, che li dai se ti sono soldi? Ma che li posso dare? Quanto figlio, dice, li darò 10.000 lire. No, disse, e allora era il burrone del Monte dei Paschi, mancino della selva. Dice, queste miserie io le do da me alla selva. Felice lei, io le do perché non ce l'ho. Si va al canale. Io abbassa subito il capo. Ottava selva, nona civetta, entra la rincorsa. E la selva, secca. E la civetta è mai lì. Oh, la mia civettina. Non fece... Ero giù che facevo così, Mario Leonini mi appare la spalla, oh strullo, ma che fa, sei imbecillito, ma lo vedi prima? Allora io scesi dal palco e appena passò l'argilli, piano, va piano, piano, ma se lo forzavano, comandava ragazzi.